Ecco, partiamo dalla cadenza, direi che questi esercizi andrebbero fatti una volta al giorno e sicuramente fino alla risoluzione del problema. Buongiorno Cristina, mi hanno detto che sei reduce da tanti campionati, però oggi l'obiettivo è parlare della seconda parte degli esercizi sulla fascite plantare. Parliamo quindi del video degli esercizi. Cosa suggerisci per noi polisematori nel caso in cui avessimo la fascite plantare? Che esercizi ci suggerisci? Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qua, ritorniamo alla seconda parte, come diceva Massi, rispetto al problema della fascite plantare. Quest'oggi, io propongo 10 esercizi da fare autonomamente a casa, che ripetuti nel tempo potrebbero dare benefici per coloro che hanno questa problematica. Qual è il primo esercizio? Esercizio 1. In piedi, posizionarsi di fronte ad una parete a circa 1,5 m di distanza. Piede sano davanti al piede affetto da fascite, mantenendo quest'ultimo appoggiato al suolo e la gamba ben estesa. Dopo aver appoggiato le mani alla parete, piegate leggermente verso il muro il ginocchio anteriore e inclinate in avanti il busto fino ad avvertire una certa tensione a livello del polpaccio. Il ginocchio della gamba posteriore non si deve piegare ed entrambi i piedi devono poggiare completamente al suolo. Mantenere la posizione per 10-15 secondi. Esercizio 2. Sempre posizionarsi di fronte ad una parete con il ginocchio flesso, stirare lentamente il tendine d'Achille con la gamba interessata da fascite e flettere lentamente il ginocchio. Ripetere per 5 volte per circa 20 secondi. Esercizio 3. In questo caso faremo stretching utilizzando un gradino. Salire su uno scalino con entrambi i piedi e appoggiandosi, stabilizzarsi attraverso la ringhiera o un appoggio ad una parete. Posizionare i piedi sul bordo dello scalino in modo che i talloni possano scendere liberamente verso il basso. Lentamente e senza forzare, fermarsi appena si sente la tensione sul polpaccio e mantenere la posizione di tensione per circa 10 secondi. Ripetere per 3-4 volte. Nel caso dell'esercizio 3, ricordarsi di non forzare troppo sull'allungamento per evitare che la tensione sia eccessiva. Esercizio 4. Stretching utilizzando gli elastici o anche un asciugamano. Procurarsi in questo caso un asciugamano o un elastico abbastanza lungo. Sedersi sul pavimento mantenendo gambe e ginocchia dritte e tese in avanti. Posizionare l'elastico o l'asciugamano attorno alla parte anteriore del piede interessato dal dolore e, mantenendo una postura eretta, tirare delicatamente l'asciugamano o l'elastico verso il corpo fino a sentire tensione localizzata sulla coscia. Mantenere la posizione per 15-20 secondi e ripetere per 3-4 volte. Esercizio 5. Stretching utilizzando o una pallina o una lattina fredda o una bottiglietta dell'acqua, preferibilmente conservata precedentemente nel congelatore. Procurarsi una lattina o una bottiglietta fredda perché il freddo può aiutare a ridurre il dolore, oppure anche una pallina da tennis. Dalla posizione seduta e con il piede scalzo, posizionare la lattina sotto l'arco plantare e farla rotolare tra il tallone sino alle dita, mantenendo sempre l'arco plantare completamente a contatto con la lattina. Il rotolamento, soprattutto se utilizzate una pallina, può avvenire in direzione casuale. L'importante è che l'arco plantare resti sempre completamente a contatto con la pallina o la lattina. Ripetere il movimento per 4-5 minuti. Esercizio 6. Stretching della fascia plantare contro il muro.
posizionare il piede contro il muro, piegarsi in avanti lentamente e tenere per 15-20 secondi. Ripetere 3-4 volte. Esercizio 7. Stretching della fascia manuale. Porre la gamba dolente sopra l'altra da seduto. Afferrare le dita del piede e tirarle finché non si avverte tensione all'arco plantare. Tenere per almeno 10 secondi. La controprova per verificare che questo esercizio è eseguito correttamente lo si vede proprio nella tensione dell'arco plantare. Allora, esercizio 8. Rinforzo muscolare. Camminare sugli avampiedi con le ginocchia estese bloccate. Esercizio 9. Da seduti, con il piede dolente, afferrare un foglio di carta o un tovagliolo con la punta delle dita, sollevarlo leggermente e lasciarlo cadere. Ripetere per 15-20 volte. Esercizio 10. Inginocchiarsi a terra con le dita flesse, quindi le metatarsofalangee estese. Sedersi sui talloni finché non si avverte tensione a livello dell'inserzione della fascia plantare. Tenere la posizione per 15-20 secondi senza molleggiare. Cristina, dopo aver visto gli esercizi, una delle ultime domande che ti pongo è per quanto tempo suggerisci di fare questi esercizi e qual è secondo te la cadenza, se è giornaliera o settimanale o bisettimanale? Ecco, partiamo dalla cadenza. Direi che questi esercizi andrebbero fatti una volta al giorno e sicuramente fino alla risoluzione del problema. Poi non li ometterei per sempre, nel senso che comunque se il soggetto soffre di fascite plantare, comunque potrebbe verificarsi, il problema potrebbe ripresentarsi anche a distanza. Di conseguenza allenare il piede, fare esercizi per la fascite anche almeno una volta alla settimana potrebbe avere il suo significato. Va bene, grazie Cristina. Nei prossimi giorni faremo ulteriori video relativi ad altri problemi di fisioterapia. Chiedeteci qui sotto quale vorreste avere come video. Adesso io e Cristina andiamo a correre, ho la fortuna e l'opportunità di correre con una campionessa europea. Qua non ci sono tante montagne, però comunque siamo in Vallerona. Grazie Massi, grazie a tutti voi e alla prossima. Stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!